Oggi in Puglia si apre il G7 e sebbene non sia all'ordine del giorno, la decisione della Commissione di aumentare dal 17,4 al 38,1% i dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi sta creando tensione all'interno dell'Unione Europea. Berlino si dice contraria, chiede alla Commissione di offrire alla Cina un tavolo di confronto. Non vogliamo una guerra commerciale. Il ministro dei trasporti tedesco ritiene che i veicoli debbano diventare più economici attraverso una maggiore concorrenza. Mercati aperti, condizioni di localizzazione significativamente migliori nell'Unione, non attraverso guerre commerciali. Favorevole il governo italiano. Per il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso occorrono misure commerciali che tutelino il mercato europeo dalla concorrenza sleale. A stretto giro la reazione di Pechino. Il portavoce del Ministero del Commercio nel corso del briefing settimanale ha fatto sapere che la Cina si riserva il diritto di ricorrere al WTO impugnando i dazi europei a carico dell'import di veicoli elettrici made in China. Il Ministero del Commercio cinese ha esortato l'Unione a correggere le sue pratiche sbagliate e ad affrontare le frizioni economiche e commerciali con il dialogo. Anche la Camera di Commercio cinese presso l'Unione Europea ha espresso il suo shock, ma anche la sua profonda delusione, nonché la preoccupazione per il fatto che la mossa dell'Unione possa intensificare gli attriti commerciali tra Cina e Unione. I paesi che spingono verso la mediazione sono Germania, Svezia e Ungheria. Secondo il presidente di Osservatorio Asia, Romeo Orlandi, il rischio di ritorsione e una guerra commerciale non è improbabile.